Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua con una breve analisi del nuovo Brawler Bibi. Fate attenzione ragazzi, perché questo Brawler non sarà facile utilizzarlo. Non è come magari Rosa, che era appena stata rilasciata e tutti avevano subito capito che era OP. Qui no ragazzi, questo Brawler è abbastanza complicato, perché c'è una meccanica praticamente uguale a quella di Frank. Quindi partiamo subito raga con una brevissima analisi delle statistiche e poi la proviamo subito in game, perché so che volete vedere questa parte. Baby c'ha in mano una mazza da baseball, come avete visto nel video di ieri. 5880 è la sua salute, esattamente come quella di Beryl, attenzione. 1820 sono i danni del suo attacco main con la sua mazzata. Baby non fa prigionieri con la sua mazza quando ha tutti e tre i colpi a disposizione. L'indicatore del fuoricampo si riempie, la barra extra che abbiamo visto nel video di ieri, e una volta carico le permette di sbalzare all'indietro i nemici. Attacco 1820, circa come l'attacco main di Frank, e tra poco parleremo anche di Frank. E la sua super invece è 1400, che cosa fa? Usa la mazza per lanciare una gomma da masticare, una bolla ragazzi, che rimbalza ovunque e perfora i nemici anche più di una volta. Questo 1400 ragazzi potrebbe essere doppio, potrebbe essere triplicato come danno. Adesso vi faccio vedere come funziona. Andiamo subito a provarla, la selezioniamo. Stiamo già guardando Bibi maxata e ovviamente la sua abilità stellare, non ve l'ho fatta vedere, si muove più rapidamente quando l'indicatore del fuoricampo è carico, quando la barra sempre del nostro colpo che butta indietro i nemici si riempie. Andiamo ragazzi un attimo in un amichevole, proviamo anche magari una delle mappe nuove tipo questa, Valle Insidiosa. Andiamo di qua, facciamo gioca. E ragazzi prestate attenzione, perché ci sono delle cose molto importanti. Intanto qua c'è Bull's Diner, come visto nel trailer di due giorni fa. Eccoci qua. Ragazzi guardate, attenzione a questa cosa ragazzi, state molto attenti a non andare verso i nemici quando avete poca vita, ok? Non andate verso i nemici con poca vita, perché c'è la stessa meccanica di Frank. Frank è lento ad attaccare, lo stesso vale per questo nuovo Brawler. Non fareste in tempo ad attaccare il nemico se avete poca vita, perché anche lei è lentina. Facciamo un calcolo velocissimo, guardate. Io adesso rilascio il colpo e provo a contare quanti secondi ci mette. Uno. Un secondo raga per attaccare, un secondo per lanciare una mazzata al nemico. Quindi, esattamente come con Frank, siate prudenti con questo Brawler. Questo Brawler ragazzi secondo me è un supporter, ok? Non da push pesante, soprattutto quando gli HP sono bassi. Ma come funziona questa sua abilità, questa barra extra che si riempie quando le tre munizioni sono cariche? Sostanzialmente succede questo, butta via ragazzi i nemici. Sostanzialmente raga ci sono diverse meccaniche nel gioco, perché delle volte non vogliamo spingere i nemici, se hanno poche HP vorremmo dargli quel secondo colpo per farli fuori completamente, ma invece ci ritroviamo con la barra carica a buttarli indietro. Ed ovviamente con questo Brawler voi alla barra certe volte neanche darete importanza, quando è carica bene, quando non è carica bene lo stesso. Guardate intanto la super ragazzi, guardate, questa è la bolla che rilascia e che farà danno ragazzi ogni volta che colpisce il nemico. Andiamo a vedere quanto dura di nuovo questa super. Ci concentriamo un attimino su questa super, su questa bolla, quanto dura, e vediamo quanto potrebbe togliere in media ad un nemico se lo prende più volte. Diciamo no, teniamo sempre Gem Grab, che mi sembra un buon posto dove testare. Ecco, prendiamo questo qui. Ok, adesso vi sblocco la super e vi faccio vedere. Tra l'altro la portata, raga, è questa qui, come state guardando, ovvero la distanza che può percorrere il colpo della sua mazza, ok? Boom, attenzione. Usiamo la super sui nemici, vediamo ragazzi questi 1400 di danno, ok? Boom, quanta strada fa la bolla ragazzi. Carichiamo la super. Certe volte vi ritroverete a dire no, non voglio attaccare il nemico perché voglio caricare la super e buttarlo via. In realtà ragazzi io suggerisco di usare questo Brawler sempre, anche senza barra piena ragazzi, ok? Quando è che potremmo usare questa meccanica di sbalzare via i nemici? Quando ad esempio i nostri alleati sono in difficoltà e abbiamo davanti i nostri Brawler nemici che stanno pushando e li vogliamo battere via, ok? Guardate intanto la bolla, boom, 1400 raga, bolla tattica, ha fatto il suo dovere. Quindi quando i nostri alleati sono in difficoltà li buttiamo via. In assedio potrebbe essere interessante, perché buttiamo via il nemico che sta per prendersi il bullone al posto vostro, mentre non la userei quando siamo nel nostro cerchio blu in assedio e vogliamo spingere in realtà il nemico verso di noi dentro al cerchio per far sì che la nostra torretta lo attacchi. Insomma sono tante le dinamiche di questo Brawler, ma vi do insomma quelle che sono secondo me le basi su come e quando usare questa meccanica di gioco. Questa mazza che butta via i nemici può essere utile anche ad
esempio quando dobbiamo prendere i modificatori nelle mappe showdown, come ad esempio gli energy drink, eccetera eccetera. Intanto cambiamo, ragazzi, andiamo a farci una ricercati. Ma sì, ci facciamo una ricercati nella mappetta nuova. Testiamo un attimino, raga, la sua super. Testiamo la super, vediamo quanto dura questa bolla, questa sua super, e quanta strada può percorrere. Ve lo faccio vedere immediatamente qui nel mio campo base. Intanto state guardando queste nuove ambientazioni. Poi fatemi sapere qua con un like, raga, se questo video vi sarà stato utile, ok? Ecco qua intanto la barra si è caricata. Quindi all'inizio, ovviamente, a inizio game, raga, praticamente la barra si caricherà subito. Quindi partirete già con la possibilità di con il vantaggio anche di poter utilizzare questa cosa qui, di questo nuovo BB. Andiamo lì sotto e proviamo, raga, la super. Vediamo quanta strada percorre, ma soprattutto quanti secondi. Eccoci qua. Guardate, raga, guardate. Praticamente percorre... Oh, mamma mia. Quanto percorre, ragazzi? 1 3 4 Dura 4 secondi, raga. Se i miei calcoli sono giusti, la bolla dura 4 secondi, che sono anche tantini, direi. Ok, riproviamo. 1, 2, 3, 4. 4 secondi, raga, dura la palla. Questo significa che mediamente noi potremmo riuscire a colpire il nemico almeno due volte, visto che la palla ha una velocità alta da dirmi che può percorrere la strada e colpire almeno in media, un brawler nemico due volte. Quindi sono 1400, 2800 danni assicurati. Ragazzi, la palla rimbalza nei muri. Quindi le mappe piene di muri. Ok? Possiamo, nei posti magari dove il brawler nemico è chiuso, possiamo effettivamente fare delle belle giocate con questa palla. Solo con questa palla, tra l'altro. Allora, il brawler, raga, mi sembra interessante. Mi piace un sacco il fatto che abbiano messo questa meccanica che è diversa dall'attacco base o altro. Mi piace questa barra extra. Forse leggermente troppi danni questa palla. Fatemi sapere cosa ne pensate qua, raga, con un commento. Scrivetemelo qua sotto. Proviamo un attimo Frank. Voglio provare un attimo Frank. Voglio farvi vedere intanto se, a differenza di questo brawler, com'è la portata e com'è il tempo di attacco, ok? Che in realtà sono statistiche che nei brawler non ci stanno, ma che abbiamo appena scoperto in questo video. Quindi, ripeto, raga, se vi è servito, fatemelo sapere qua sotto al video. La portata di Frank è doppia. La distanza è più lunga per quanto riguarda il colpo di Frank rispetto alla nuova BB, ok? Poi, vediamo quanto ci mette ad attaccare. 1. Ok, direi un secondo anche a lui. 1. Tra l'altro, hanno messo anche un bilanciamento, ma magari vi lascio qua sotto in descrizione anche il bilanciamento che hanno fatto. Ve lo lascio scritto qua sotto, e vi ricordo anche il nostro server Discord Brawl Stars Italia, che finalmente è tornato attivo. Link qua sotto, venite, raga, venite tutti, perché poi li discutiamo tutti insieme. Sto radunando tutta la community italiana di Brawl. Ragazzi, Frank ci mette praticamente anche lui un secondo. Sì, ci mette lo stesso tempo ad attaccare come praticamente la mazzata di Bibi. Ok? Quindi potete semplicemente basarvi su quella che è la meccanica, sul gameplay di Frank con Bibi. Quindi se sono ad esempio in questi casi in cui il nemico mi sta attaccando, io so che sono lentino ad attaccare. Quindi non pushate con Bibi. Bibi è un Frank leggermente, ma leggermente più debole, con la capacità di stare più lontano dai nemici grazie alla sua mazzata, che con il primo colpo con la barra carica butta indietro i nemici. Questo è il riassunto praticamente di Bibi. E se non sbaglio, c'è la stessa meccanica a livello di programmazione, credo, del trenino che spinge via il nemico, tipo. Dovrebbe avere, insomma, la stessa funzione. Mi piace, ragazzi, che tra l'altro voi, quando siete vicino ai nemici, in realtà basta anche spammare l'automira. Basta spammare quella, raga, e date le mazzate ai vostri nemici. In ogni caso, si potrà indietreggiare per caricare la nostra barra extra e spingere via il nemico. Anche se lo vedo un po' inutile, preferirei ad esempio andare e togliere subito quei tre colpi, contando che Bibi è anche lentina. Ma questa è la sua meccanica, che ovviamente, raga, c'ha dell'utile, come vi dicevo prima. Ad esempio, con questa sua mazza, se voi avete pochi HP, in realtà potete lanciare via il nemico che magari vi sbuca da vicino da un cespuglio, come ad esempio in Showdown. Potrebbe già funzionare abbastanza bene. Consigliato anche di usare la super, di lanciare questa bolla solamente quando la mappa, ragazzi, non è aperta, perché se è aperta, la media dei colpi che potete dare con questa palla è solamente un colpo per nemico.
Quindi quando invece la mappa è piuttosto chiusa, ci avete più possibilità di prendere sia tutti e tre i brawler nemici con questa unica palla, con una palla, sia di colpirli più volte. Diciamo che se dovessimo arrivare a colpire un brawler già tre volte, che sono abbastanza tante, secondo le statistiche che sto un attimo analizzando nella mente, 1400 per 3, 4200 di danni. Già 4200 di danni con la nostra palla, se siamo veramente fortunati, solo con la nostra palla, con la super della nostra Bibi. Ragazzi, la giocherò live, appena ci sarà aggiornamento, che non so ancora quando è, la giocheremo in live. Tra l'altro ho saputo che adesso Frank stunna e ipnotizza, tra virgolette, la torretta in assedio per tutto il tempo. Diminuita la durata della super attenzione di Rosa, durerà adesso, raga, 3 secondi da 4 secondi. Diminuita la star power, la cura, ragazzi, da 300 a 200 punti salute per l'abilità stellare di Rosa. Adesso ha bisogno di 10 colpi invece di 9 per caricare al massimo la super. Il suo attacco main, l'effetto ora è migliore per quanto riguarda l'area dove va ad attaccare. E dei cambiamenti per quanto riguarda Carl che vedremo magari prossimamente in un prossimo video. Ragazzi, questa è Bibi. Quanti like per questa Bibi? Lo sbloccheremo, lo giocheremo insieme. Comincerò a fare le live di Brawl Stars qui su YouTube. Signori, grazie mille. Alla prossima.